La compagnia Parsifal, presieduta dal dinamico Alessandro Orsini e con il supporto di due valentissimi attori, parlo di Francesca Orsini, un'interprete raffinata e sensibile, e di Alessandro Santucci, hanno dato spazio ad una commedia ambientata nella Sezze degli anni 50, nel mediato dopoguerra. Questa fantasima, la fantasima è il fantasma. I bambini negli anni 50, appena dopo la guerra, non avevamo nulla, non c'era nulla, non è che c'era, la televisione non c'era, la radio ce l'aveva qualche signorotto. Quindi le lunghe serate d'inverno si trascorrevano vicino al focolare, per riscaldarci, le case non c'era il riscaldamento, in cui la nonna, la zia oppure un personaggio che sapeva affabulare, che sapeva raccontare le storie, non le storie, le storie, le favole, ci raccontava tante favole, ma noi bambini non raccontavamo le favole belle, non ci raccontavano né Biancaneve, né Pinocchio, né il Cavaliere Azzurro, ci raccontavano tutte favole di paura, il monaco dispettoso, la fantasima. Fantasma, il lupo mannaro o licantropo, da Sezzi chiamato lupinaro, che era il terrore di tutti quanti noi. Di conseguenza, di sera nessuno di noi usciva, la paura era troppa. Figurarsi anche di giorno in alcuni vicoli, in alcuni punti del paese dove era apparsa la fantasma, dove era arrivato il monaco dispettoso, dove c'era la femminuccia, una piccola donna che è il nostro terrore. Quindi era un modo per tenere accanto al focolare, per affascinare i ragazzi, ma era anche un modo per tenerli a freno con le paure, perché la paura inconscia è quella più profonda. Ora c'è un vicolo di Sezze che dovrebbe essere il vicolo della Sapienza, che si trova fra due palazzoni signorili. Ed è completamente privo di abitazioni private, c'è soltanto un'abitazione a cui si accede da una ripida scala a cui recentemente hanno messo un corrimano, prima invece era senza corrimano, quindi anche pericolosa, insomma, no? Era l'unica abitazione che c'era. Quindi io ricordo, io ero di un altro quartiere di Sezze, ero di Santa Maria. In quella zona non ci passavo mai, ma nemmeno di giorno avevo voglia di passarci, perché era talmente il terrore della femminuccia che mi colpiva. La femminuccia. Ci sono varie, almeno un paio di ipotesi sulla femminuccia. La femminuccia andando era una donna piccolina, minuta, vestita di nero con lo scialle sulle spalle, il fazzolettone in testa, con una faccia da vecchia o da bambina. E questo si lasciava al dubbio perché il trasformismo mette paura. L'identità certa non dà paura, ma il cambiamento di identità intimorisce. Quindi è una vecchia con la faccia da bambino che tiene in mano l'occasione, l'accetta per minacciare i bambini, ma anche ago e filo. Quindi è una personalità complessa, diciamo, no? Fatto sta che il terrore di noi bambini era enorme. Voglio dire, le favole, gli spiriti, i fantasmi, il lupo mannaro si trova in poi in tutte le parti d'Italia, insomma, no? E quindi non fanno caldo né freddo. Il monaco dispettoso è tipico dello stato pontificio dove stavamo. In uno stato clericale in cui il monaco poteva essere benefattore, ma anche quello che danneggiava. Ma la fantasma è quello che metteva veramente paura. A me colpiva soprattutto da ragazzo un racconto che diceva che un moglie e marito tornavano da Bassiana a Sezze a piedi e se non che nel fare il percorso a piedi, perché loro si andava a piedi. Il marito soffriva di sdoppiamento della personalità e a una certa ora della notte diventava un mostro. Quindi dice alla moglie: sali sull'albero e non scendere mai finché non sorge il sole. Mi raccomando,
Quindi la moglie sale sull'albero, aiutata dal marito, e la notte, mentre era sull'albero, sentiva delle urla disumane, e lei terrorizzata, si era abbracciata un ramo, finché dopo tante ore di angoscia arriva un mostro sotto l'albero che con le unghie lunghe, gli occhi di fuoco la minacciava. Lei si toglie diciamo un reggicalza rosso e lo lancia a questo mostro, il quale se lo mette fra i denti e lo sbrana. E beh, insomma, finalmente arriva l'alba, nasce il sole, rinasce una nuova vita, e il marito la va a prendere, a riprendere. Adesso ci fa: come stai? Si dice il marito. Lei dice: ah, ho avuto tanta paura. Mentre il marito parla, nota fra i denti del marito i frammenti della sua reggicalza rossa che aveva. Io ricordo sta cosa, mi turbava, perché lo sdoppiamento della personalità è terribile. E così la femminuccia, la femmina che è la madre, che ci dovrebbe accogliere, che ci dovrebbe far sentire sicuri, in questo caso diventa quella che si trasforma, che diventa un pericolo reale, perché non è più la mamma accogliente, ma è la donna con l'accetta che ti colpisce, o del mostro che è vecchio ma è bambino nello stesso tempo. E tuttora questa favola della femminuccia crede sia una delle poche originali che si trova in Italia, perché mentre le altre sul lupo mannaro sono abbastanza diffuse in tutta l'Italia. Quindi è bene hanno fatto la compagnia teatrale Parsifal a tirare fuori dal nostro interno della città quello che è un racconto, quantunque tenebroso, pauroso, però che fa parte della nostra cultura. Io, per avviarmi alla conclusione, vorrei dire ai nostri ragazzi: non abbiate vergogna, non abbiate timore di parlare in dialetto, soprattutto in famiglia, con gli amici, perché il dialetto è quello che ci dà la sincerità, ci fa esprimere le emozioni più vere, più sincere. E quello che ci è quella lingua che abbiamo appreso succhiando il latte materno, quindi è il vero sentimento di una persona. Quindi non date retta a chi dice che il dialetto è una malerba da estirpare o è sgrammaticato. Il dialetto non è sgrammaticato, perché è altra cosa dalla lingua italiana, è un'altra lingua, ha una sua sintassi, una sua grammatica, ha un suo modo di ragionare, ha i suoi lemmi, eccetera. Quindi io torno a ripetere che la lingua italiana è come la città che ci dà il comfort, la comodità, i teatri, la bellezza, i grandi cinema, gli spettacoli musicali. La campagna, il dialetto però come la campagna che ci dà il verde, che ci dà l'aria buona, che ci dà la qualità della vita. Le due cose possono convivere, non necessariamente per vivere in città bisogna distruggere il verde e l'aria buona. Le due cose possono e devono convivere. Anzi, io dico che bisogna prendere, quindi, a parlare in italiano per essere cittadini italiani a tutti gli effetti, rispettando l'articolo 3 della Costituzione, mantenere il dialetto che abbiamo appreso nell'infanzia e conoscere un'altra lingua straniera, europea, per essere cittadini dell'Europa, perché le tre lingue insieme, le tre anime, danno completezza, danno ricchezza al carattere di una persona. E noi di Sesse bisogna essere orgogliosi perché abbiamo conservato il nostro dialetto, anche con tutti gli annacquamenti possibili, e soprattutto abbiamo conservato l'identità culturale che ci contraddistingue nel territorio, nella zona, facendo sì che la cultura millenaria di Sezze sia stata tramandata nei secoli con grandi personaggi e con piccoli personaggi come questi attori, che sono piccoli ma grandi perché ci fanno riscoprire un nostro passato recente che il tempo ci faceva dimenticare. Io mi chiamo Silla.
Gesù, tu? Silla, te l'ho appena detto. E abito in questo paese e questa è la mia casa. So tu i fantasma? So io i fantasma de Sezze, io so la femminuccia e questa è casa ma. Questo è quello che hai sempre pensato tu? O quello che hai sempre creduto di pensare? Questa è casa mia e questo è il mio paese. Questa fantasma! Guarda che questo! Lo posso fare pure io! Questo, che so brava! Guarda che pure io sono una fantasma! Dovrei farti i complimenti per una sciocchezza di queste. So io la femminuccia, questa è casa mia e questo è il paese mio, tenete Ma non finirà qui. Mistero del monaco campanaro non era vero. Solamente nelle calde serate che il vento soffia, un po' come questa sera, che sbatte contro la campana e suona. Quindi ragazzi, è completamente finto, è fake. Se vi serve qualche altra leggenda, se avete qualche altra curiosità, scrivetemi o chiamatemi al numero qui sotto in descrizione e io vi risponderò per sfatare i miti. Ciao ragazzi. Ma Oh, zia. ci sta quello che ha fatto, quello che sfata i miti, ne ha sfatato un altro. Oh, fa vedere. Ha sfatato quello là del monaco, della chiesa.
massimo. Quel mistero, De Sezze, la femminuccia, il fantasma, non so, è una storia. Pensi che riuscirebbe a sfatare pure quello? Potrebbe, perché no? No, Si può ne provare. parlano tanto, dici che riuscirebbe. Secondo me Sì. ce la fa. Ci vogliamo provare. Proviamoci. E là, quello il numero chiama? Io mi vergogno, chiamalo tu. Pronto? Parlo con lo sfatatore di miti? Sì, sono io. C'è un caso, se c'è un mito, che se ti va Un puoi mistero, una sfatare. leggenda. Ah, sì. Vedo che posso fare. Ok. Grazie. Vi ucciderò nel video allora, mi raccomando. Grazie mille. Arrivederci, grazie. Ciao. Ciao. Scusi, sa dirmi dov'è Piazza della Libertà? Sì, Piazza della Libertà è qua dietro, no? E che ci sta la scalinata e che ci dicono la femminuccia. Però devo stare attento perché là dice che c'era la femminuccia. Beh, la ringrazio, grazie. Grazie Scende la notte, gira tre volte, guardala bene, taglia la testa, piove denaro, tu non temere. A quel filo cuci per bene, cerca la bimba, non ti voltare, togli la testa, non esitare, gira tre volte, non ricordare.
Aspetta, dove vai? Ma chi sei? Lasciami. Come ci sei? Io saccio ci sono tu e tu non sai chi sono io. Lasciami andare, io non so chi sei, non ho fatto niente. Tu mi sei evocata. La filastrocca. La femminuccia. Sì, sono la femminuccia. Tu non fai sparisci. Vedo che conosci quello che faccio. Sì, ti farò sparire. E nessuno si ricorderà più di questa falsa leggenda. Perché? Perché? Tu non fai sparisci io? Che fine faccio? Sparirai, come tutti quelli dei miei video. È stato un piacere. Ciao. Ma dove vai? Tu mi devi aiutare invece. Io? E perché dovrei? Più leggende distruggo, più visualizzazioni faccio e più guadagno avrò. A Madbocci si tratta. Se è per questo, io sono la femminuccia. I quadrini li do alla gente. Non ci stavo problemi. E certo. Perché adesso io dovrei credere alla filastrocca. Come se fosse vera. E certo che ci dai da credere. Quella filastrocca parla della vita mia. Parla di me. E sentiamo. Qual è la tua storia? Io ero una mammoccia come tutte le altre. Tenevano padre e una madre. Maladè. La donna con la falce. Zac! Madre e padre erano disperati. E così l'anima mia non ha potuta mai io agli mondo per di là, perché sono rimasta intrappolata dentro a ste quattro mura. Io ero una mammoccia e a combattucci sono stata sempre curiosa. E così una bella dì m'ha fatta proprio da quando non mammoccio stia a cantare una canzone. Scende la notte. A così è nata la filastrocca. Quella che su detto tu. Scende la notte, gira tre volte, guardala bene. Taglia la testa, piove denaro, tu non temere. Ago e filo, cuci per bene, cerca la bimba, non ti voltare. Taglia la testa, non esitare. Gira tre volte. E non ricordare. Sto mammoccio stia a cantare. Passava uno e mi vedeva e incominciava a urlare. E così tutta la gente veniva sotto a casa. Ma. E nasceva appunto la finestra. I bocci. Incominciai a lanciargli dalla finestra. E la gente veniva e mi chiedeva. E diceva, femminuccia, lancia i bocchi, lancia i bocchi. E dopo? Dopo la gente si è scordata. Non si ricorda più nessuno di me. Questo è perché si perde la memoria. E se si perde la memoria si scorda tutto. Non solo la femminuccia. Tutto, tutto. Purtroppo queste leggende ormai non crede più nessuno. Ma tu ci stai a credere? Se stai a parlare con me? Allora aiutami a non sparire dalla memoria di sto paese. E sentiamo, cosa dovrei fare?
O dice caso vera, che sono una leggenda vera. A così tutti ci credono. E nessuno si scorda della femminuccia. Anzi, potremmo fare una cosa. Noi può fare un titolo, la via. Via della libertà, già stretta della femminuccia. Me lo merito, no? Che pensi? Penso che sia fatto tardi e devo andare via. Bentornati ragazzi nel mio blog. Oggi voglio parlarvi di una storia di sezze e di questo mito. Sapete che io ovviamente sfato tantissimi miti, anzi quasi tutti, ovvero tutti. E anche questa volta ovviamente mi sono recato nel posto. Sono entrato nella casa, insomma la storia ve la faccio breve. Una bambina che è morta e il fantasma si aggira intorno a questa via. Sarà vero? Sarà finto? Beh ragazzi, questa volta mi devo smentire. Sono entrato dentro la casa e ho visto con i miei occhi il fantasma. Spesso i miti sono finti, spesso sono veri, spesso le persone appunto vengono ricordate solamente attraverso la memoria, ed è questo il caso. La storia della femminuccia è una storia che non va dimenticata e deve rimanere impressa nelle memorie del popolo di Sezze. Ho bisogno del tuo aiuto. Ma chi sei? Mi sposto io. Puoi entrare? Spostati a me? Ma tu non sai chi sono io? Io sono Silla. E chi sei? Chi è Silla? Chi è Silla? Silla è il fantasma. Ancora fantasma? Silla è il fantasma di Sezze. Silla è il fantasma che infesta il paese setino. È inutile che provi a scacciarmi. Io sono eterea. Io sono nuvola. Ancora non hai capito nulla dei fantasmi, a quanto pare. C'è un fantasma impostore. Un fantasma che vuole prendere il mio posto. Solo tu puoi aiutarmi a farlo scomparire, so. Che tu sei un cacciatore di falsi miti, di false leggende. Ma quello che hai incontrato qualche tempo fa è falso. Ma ancora, ancora questi fantasmi. Basta, io ho finito, ho chiuso. Non si può chiudere con i fantasmi. I fantasmi imperversano. I fantasmi sono ovunque. Ma stanno lontano, lo scusa. I fantasmi non stanno lontani. I fantasmi sono presenti. Ma che vuoi da me? Mi devi aiutare, te l'ho detto prima. Devi aiutarmi a far scomparire il fantasma falso. Un falso mito. Un mito che si è impossessato della mia persona. Sezze ci c'è stato, ti ricordi? È passata qualche settimana, però così.
Ti ricordi quel vecchietto che ti ha indicato Piazza della Libertà? E poi sarebbe Via della Libertà. Già vicolo della femminuccia. Te ricordi la leggenda? Sì, sì, certo, mi ricordo. L'ho fatta io e non me la ricordo. E hai visto un fantasma quel giorno. Sei entrato in una casa. Ti ricordi? E hai incontrato un fantasma. Che si dice della femminuccia? Si nomina femminuccia, ma non è lei. Ha preso il mio posto. Io rivolgo la mia appartenenza in questo luogo. Solo tu puoi aiutarmi, puoi far scomparire quella falsa leggenda. Aiutami! Devo tornare a Sezze? Assolutamente sì. Assolutamente sì. È facile per te dirlo. Oh! Ma che sto a parlare da solo? Guardate. Ma molto sta questo è pazzo. E fino a quando adesso pure spaventato. Minuccia! Com'è rabbia stocca. Gira tre volte. La devo riprendere. Scende la notte. Gira tre volte. Guardala bene. Taglia la testa. Piove denaro, tu non temere. A quel filo cuci per bene. Cerca la bimba, non ti voltare. Taglia la testa, non esitare. Gira tre volte e non ricordare. Che ha fatto? Cu, perché sono venuto? Ah, qua stai. È arrivato un altro fantasma a casa mia e dice che tu non sei il vero fantasma di Sezze. M'hai mentito? Io non so il vero fantasma di Sezze. E chi è che te l'ha detto? Sentiamo un po'. Ti ricordi di me? Ah! E tu stai a creda essa? Una che va a girenne con una capuccella addossa. È inutile che usi questo sarcasmo. Lo sappiamo tutti che tu sei un impostore. Sono io l'unica vera fantasma di Sezze. E il mio svelatore di misteri lo svelerà. No, aspettate.
Adesso deve farmi capire chi dice il vero e chi dice il falso. C'è poco da sapere. Qua chi dice il vero sono solo io. Ammettilo che tu sei un'impostora. Che so detto? Su tu. Ce la fai a provarlo, caso tu. Ma mi capisci? Certo che ti capisco, perché mi hai preso. Sono sicura. Sicurissima? Secondo me non è vero. Questo è quello che credi tu? Che significa? Toscarai? Non esiste questa parola. Ah! E tu saresti la fantasma di Sezze? Perché fantasma? In Sezze si dice fantasma! Lo so! È inutile che fai la saccente. So perfettamente di cosa stai parlando. Io? Io sono il vero fantasma, non crederle. Devi aiutarmi a farla sparire. Io non so chi veramente siete. Io sono Silla, te l'ho già detto. E sono l'unico fantasma di Sezze. Fantasma? Hai visto come ho detto bene? Fantasma. Le stai sentendo? Quel canzavangolo dialetto. Ho un'idea. Solo uno di voi sa la filastrocca e appare solamente quando viene recitata. Quindi sparite e io reciterò la filastrocca e chi di voi apparirà sarà la vera fantasma. Ci sta. E chi lo dici? E vedremo se sarai tu o se sarò io. Sarò io. Sparite! Gira tre volte, scende la notte, taglia la testa, tu non temere, cerca la bimba, non esitare, gira tre volte e scende la notte. Visto? Non c'è nessuno. Ci sono solo io. Sono io la vera fantasma. Dov'è quell'impostora? Finalmente. Finalmente sono riuscita a sbarazzarmi di lei. Ce l'abbiamo fatta. Il mio regno. Questo diventerà il mio regno. Sì, sì, ho capito tutto. Addio.